tutto il tema, diciamo, dell'uso di biocombustibili è di grandissimo interesse. Tra l'altro l'Italia a questo proposito ha una storia che poi si è evoluta nel tempo. Le ultime, tra l'altro, ricerche fatte in sede CIB hanno proprio dimostrato, da questi studi del CNR, che dalle varie combinazioni tra il biocombustibile e fossile, o comunque sia utilizzando biomasse agricole, si possono avere nell'ambito dei trasporti dei benefici notevoli sul tema della decarbonizzazione. Chiaramente sono studi che vanno approfonditi, perché il tema va sempre visto a 360 gradi, come ho detto, quindi dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi della carbon neutrality al 2050 sono fondamentali, però bisogna anche studiarne l'impatto ambientale. Nell'impatto ambientale bisogna considerare ciò che si definisce in gergo tecnico le emissioni fuggitive degli impianti e anche il tipo di agricoltura e dell'utilizzo, diciamo, dei territori, quindi tutto il tema dell'agricoltura sostenibile e dell'attuazione di un'agricoltura che tenga in considerazione la rigenerazione del suolo e dei terreni, così come indicato a livello europeo, è assolutamente fondamentale. Quindi gli studi si devono assolutamente approfondire, ma la strada molto probabilmente è una strada giusta, non completamente alternativa, ma sicuramente complementare all'alternatività.